Buonasera dal telegiornale di TSD. Sono 986 le persone risultate positive al coronavirus in più rispetto alla giornata di ieri in Toscana. Un risultato ottenuto con 14.843 tamponi in più rispetto alla giornata di ieri, dove il 14,8% delle persone testate è risultato positivo. Continua il calo dei ricoverati, sono 2040, ovvero 27 in meno rispetto alla giornata di ieri, di cui 286 in terapia intensiva, ovvero 10 in meno a 24 ore fa, ma resta molto alto comunque il numero dei decessi, oggi arrivati a 67, di cui 8 nella provincia di Arezzo. Nella provincia di Arezzo, appunto, i casi registrati nella giornata di oggi sono 96 in più, di cui 26 nel comune capoluogo. Un dato che assesta così la media settimanale dei nuovi contagiati sui 102 casi giornalieri. E il 26 di novembre la Chiesa celebra la memoria del beato Giacomo Alberione, fondatore della comunità della famiglia di San Paolo. Prende il via così l'anno biblico sul tema perché la parola del Signore corra. Ma vediamo maggiori dettagli nel servizio. Si avvicina un importante appuntamento per le figlie di San Paolo, lo ricordiamo insieme a Suor Nadia Bonaldo. Il 26 novembre si celebra la memoria del beato Giacomo Alberione, il fondatore della grande famiglia paolina di cui noi figli di San Paolo apparteniamo a questa grande famiglia. Ed è bello ogni anno ricordare la figura di questo grande sacerdote che è stato un apostolo e un pioniere, diciamo, della comunicazione dei tempi moderni, perché in tempi non sospetti, parliamo degli anni 20 dello scorso secolo, ha intuito in modo davvero profetico come i mezzi della comunicazione e tutte le nuove tecnologie che il progresso avrebbe inventato potevano servire a far uscire il Vangelo, la catechesi, dalle chiese, perché raggiungessero le persone lì dove si trovavano, quindi nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, di intrattenimento. E abbiamo visto in questo periodo, specialmente del lockdown, quanto questo sia stato importante, perché attraverso questi mezzi abbiamo potuto ancora rimanere in contatto con i nostri familiari e amici, non solo, ma anche partecipare alle celebrazioni eucaristiche o a tante altre incontri di preghiera, in comunione anche con la propria comunità di riferimento. Quindi è davvero un omaggio che rendiamo al nostro fondatore. Ma oggi vogliamo comunicare con voi anche un'altra gioia, perché tutta la famiglia paolina mondiale dà l'avvio all'anno biblico paolino, che si concluderà il 26 novembre del 2021 nel 50° anniversario della morte del nostro fondatore. E anche questo vuole essere un omaggio alla sua grande intuizione profetica, perché grazie anche alla sua attività apostolica davvero infaticabile ha saputo portare la Bibbia fino agli estremi confini della terra e ha raggiunto una diffusione davvero universale. E vogliamo quest'anno considerare, ecco, e portare avanti con impegno questa sua preziosa eredità. Come lo faremo? Lo faremo con varie iniziative, pandemia permettendo, che si potranno svolgere in presenza dove è possibile oppure online. E questo perché? Perché la parola di Dio possa raggiungere il cuore di ogni persona. Sappiamo che la Bibbia è il libro più diffuso e anche molto tradotto, è tradotto in 396 lingue, tra lingue e dialetti, però è anche il libro meno conosciuto. E questo perché è un libro complesso la Bibbia, anzi è una biblioteca di 73 libri, scritti da autori diversi in epoche diverse, per cui un primo approccio può un po' intimorirci. E allora come fare perché tutti noi possiamo aprirla con molta più semplicità? Ecco, offriamo delle iniziative, degli eventi affinché possa raggiungere ognuno di noi. E riteniamo che questo sia il tempo anche opportuno, ecco, perché la parola di Dio possa raggiungere tutti noi. Crediamo che come la parola di Dio ha consolato, confortato, dato fiducia e speranza
a tanti milioni di persone che si sono succedute lungo i secoli, così possa anche oggi dire qualcosa a ciascuno di noi, a livello di consolazione, a livello di illuminazione e anche di approfondimento. Il tema che ci accompagnerà durante l'anno è tratto dalla seconda lettera di San Paolo ai Tessalonicesi e dice così: affinché la parola di Dio corra e sia glorificata. La parola di Dio infatti ha bisogno di essere liberata e di espandersi, di raggiungere tutti i confini del mondo, ma prima di tutto deve raggiungere il cuore di ognuno di noi. Il logo invece richiama le figure del seminatore e del corridore, come vediamo, un intreccio di responsabilità, tenacia, solerzia e urgenza. I 10 semi rappresentano le 10 istituzioni della famiglia paolina e vengono sparsi in maniera diversa secondo i carismi di ciascuno. In Italia l'anno biblico ruoterà attorno a 3 proposte: la Domenica della Parola, istituita da Papa Francesco e il prossimo anno cadrà il 24 gennaio del 2021, poi le missioni bibliche o giornate del Vangelo o weekend biblici, chiamiamoli come vogliamo, che si possono realizzare localmente in base anche alle necessità e alle urgenze delle chiese locali e delle parrocchie. E infine è la settimana della parola, che cadrà il 26 settembre fino al 3 ottobre. E vogliamo che in questa settimana possono convogliare tutte le iniziative che si possono svolgere durante l'anno, in modo che questa sia la settimana finale e ci sia il clou di tutte le nostre iniziative. Inoltre programmi speciali e anche più adatti saranno rivolti ai più giovani, ad esempio ci sarà una marcia per i giovani nell'estate del 2021 e anche dei videoclip di contest che ci saranno su Instagram. Altre iniziative le possiamo trovare, per essere anche più aggiornate, sul nostro sito annobiblico.it. Ci auguriamo allora che quest'anno sia per tutti noi un anno in cui la parola di Dio divenga davvero la nostra compagna di viaggio e possa poi espandersi in tutto il mondo. Perché la parola corra, perché la luce vinca l'oscurità, perché la grazia, fonte di gioia, si diffonda, perché l'amore ci liberi dalla paura, perché ci dia la pace della salvezza, della salvezza. Il Ministero dell'Istruzione ha stanziato quasi 6 milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole attualmente inagibili, quali per esempio l'IPSIA di Sansepolcro nella sua sede Buitoni, la succursale del liceo Colonna di Arezzo, la palestra del Rivaio a Castiglion Fiorentino e infine per il rifacimento della copertura del tetto del complesso Convitto Liceo Classico di Arezzo. Stiamo portando avanti una seria programmazione sull'edilizia scolastica, spiega Silvia Chiassai Martini, presidente della provincia di Arezzo, investimenti indispensabili e urgenti per risolvere situazioni annose. Finalmente c'è la possibilità di fare un passo in avanti che deve essere solo il primo perché la scuola torni ad essere, o meglio diventi, una priorità. Gli interventi urgenti che abbiamo individuato sono 13 per un importo totale di oltre 17 milioni e mezzo di euro che attendono ancora la validazione definitiva da parte del Ministero. Così appunto la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini.
Torna il banco alimentare. A causa della pandemia, per fare le donazioni è possibile acquistare dei buoni nei principali supermercati oppure nel sito www.bancoalimentare.it. Non sarà invece possibile svolgersi come negli anni passati. Ma allora vediamo maggiori dettagli nel prossimo servizio. Quest'anno lo slogan parla chiaro, diciamo, cambia la forma ma non la sostanza. Quindi rimaniamo in campo per aiutare i bisognosi, questa volta non potendo raccogliere alimenti fisicamente all'interno dei supermercati, quindi con le nostre pettoline gialle, le nostre scatole e tutto quello che è che la gente è abituata a fare e a vederci nei supermercati nell'ultimo sabato di novembre. Quest'anno lo facciamo in maniera dematerializzata, in maniera virtuale. Cosa si può fare? Si può donare 2 euro, 5 euro o 10 euro acquistando una card all'interno dei supermercati che hanno aderito all'iniziativa, che sono praticamente tutti quelli più importanti, delle catene più importanti, e questa donazione andrà direttamente al Banco Alimentare, che la tradurrà rapidissimamente in alimenti. Quindi alla fine otterremo tutti insieme lo stesso risultato di prima, solo che non potendolo fare fisicamente lo faremo attraverso questa donazione. Questo si può fare fino all'8 dicembre, quindi quest'anno cambia la forma anche nella durata, diciamo, della colletta, che tipicamente era solamente un sabato, ma quest'anno è dal 21 novembre all'8 dicembre. Nel nostro pacco alimentare, comunque nel contatto che abbiamo con la famiglia, diamo sia alimenti secchi a lunga conservazione, ma anche freschi, verdura, frutta, formaggi freschi e quanto può completare il pasto di queste famiglie che in questo momento si sono avvicinate in numero ancora maggiore agli enti convenzionati con il Banco Alimentare, perché, come potrete immaginare, possiamo immaginare tutti, in questo momento di Covid, di pandemia, c'è una crisi strisciante. Lo vediamo noi che facciamo poi anche fisicamente il contatto con le persone, lo vediamo sul campo. Quindi, andando in questi supermercati, sarà possibile acquistare delle card con un valore predeterminato, dopodiché voi procederete all'acquisto in maniera centralizzata e poi alla distribuzione in tutta la regione toscana. Sì, questa è la sintesi estrema, quindi arrivando alla cassa, vicino alla cassa tipicamente, potrete trovare l'espositore con le card Banco Alimentare ben in vista. Se non le vedete, cercatele, perché magari non le hanno messe ben in vista, ma chiedete alla cassa di poter disporre di questa card e poi si può scegliere il taglio da 2, 5 e 10 euro. Chi non avesse la possibilità di andare nei supermercati può farlo anche online, andando sul sito del Banco Alimentare www.bancoalimentare.it, e lì può fare una donazione libera. Questo può essere fatto anche, aggiungo per completezza, anche sul sito Esselunga Casa, che è il sito di Esselunga dove puoi fare la spesa online, e anche su My Gift Card, che è l'azienda, diciamo, che ci aiuta in questo, e anche su Amazon. Questa è la novità anche di quest'anno, anche su Amazon.it. Però, diciamo, io consiglio di andare sempre su bancoalimentare.it, perché lì trovate anche tutta la nostra storia, tutte le informazioni possibili, come vengono distribuiti, a chi, e tutte le nostre attività che durano 365 giorni l'anno. Non arrendersi, mettersi in gioco e sperimentare. Questi gli obiettivi delle attività di ROAR, Risparmia, Ricicla e Ruggisci, il progetto di educazione ambientale pensato per i più piccoli, è nato dalla collaborazione tra Stralingut ed Estra SPA. A marzo si era conclusa la fase del gioco sulla piattaforma online con più di 4.500 alunni di scuola primaria di Arezzo, Grosseto, Prato, Siena, Perugia e Ancona, e hanno raccolto 40.000 foto di ecoazioni, ovvero delle buone pratiche amiche dell'ambiente, e quasi 2 milioni di tappi di bottiglia.
A maggio si sarebbe dovuta svolgere la premiazione, ma a causa della pandemia i premi teatrali sono stati digitali. Così sono nati i laboratori online realizzati in videoconferenza per permettere l'interazione tra educatori e bambini. Anche se a distanza, gli alunni sono stati coinvolti attivamente in giochi ed esercizi teatrali. Hanno condiviso pensieri, emozioni ed idee. Un'altra scommessa è stata quella di proporre alle classi vincitrici opere pensate e realizzate per il digitale, spettacoli teatrali in diretta streaming che superano la barriera dello strumento video attraverso le tecniche del teatro digitale, la narrazione, le ombre, i pupazzi e il teatro di figura. E adesso siamo al focus di questa sera, che è dedicato all'aggiornamento sull'andamento della pandemia da parte del Comune di Arezzo. È tutto, buona visione, arrivederci.